nasco come storico, io non sono partito alla ricerca di entità extraterrestri che venissero a visitare la Terra. Devo ammettere che da giovane, quindi tantissimi anni fa, avevo letto i libri di Peter Colosimo, perché all'epoca quelli c'erano, no? E quindi un minimo di interesse, anche perché vabbè, mio nonno era astronomo così dilettante, insomma, si parlava di quello, c'era stata la conquista della Luna, quindi si parlava di queste cose. Però non c'era mai stato veramente un interesse riguardo a questo argomento. L'interesse è venuto fuori invece successivamente con le ricerche che ho fatto io. Volevo aggiungere, proprio riattaccandomi a quello che ha detto la nostra Angela, è che per quanto riguarda Roswell bisogna aggiungere anche un altro particolare. Se noi pensiamo che il giorno d'oggi nella civiltà umana, per un qualunque motivo, un qualche militare in un'azione qualunque o anche un pilota civile fosse dovuto cadere nelle mani di una popolazione di un livello culturale Indigena. indigena, no? Lingua. Quello che sì, nei loro confronti sicuramente. I suoi commilitoni non lo abbandonerebbero, quindi io in effetti, come diceva Angela, non ho mai potuto credere che all'interno della base di Roswell ci fossero degli alieni vivi e tenuti segregati. Fossero morti, la cosa diceva bene, è caduto sul campo e pazienza, ma se fossero vivi sarebbero venuti a liberarli. Questo è fuori da ogni dubbio, non l'avrebbero lasciati. Non l'avrebbero lasciati in quelle condizioni. Per quanto riguarda la questione delle notizie non ufficiali, questo in realtà è venuto fuori solamente da Roswell in avanti. È stata scelta quell'occasione per decidere di gettare un velo sopra tutto quello che con gli anni 30 e 40 stava incominciando a venire fuori. Perché noi non dobbiamo dimenticare che nel secondo conflitto mondiale, ma non parleremo di questo questa sera, accenniamo solamente, ci furono moltissimi piloti, sia da parte anglo-americana, sia da parte tedesca, sia da parte sovietica, che ebbero dei contatti nel cielo con degli oggetti che non conoscevano. Poi sappiamo tutta la storia dei tentativi da parte tedesca di costruire, costruirono, erano nella fase di test, dei veicoli di forma, diciamo, tondeggiante, no? Tipo degli UFO. Ma il problema era che già negli anni 30 incominciavano ad uscire dei romanzi o dei testi che parlavano di questi viaggi interstellari, parlavano di civiltà, all'epoca si parlava di venusiani, dei marziani e via discorrendo. Tutti questi testi erano usciti perché vi fu un tale, Charles Fort, che è stato coperto il suo lavoro, che negli Stati Uniti scrisse più libri, ma quattro su questo argomento, dove riportò, assieme ad altre informazioni di cose particolari, comunque riportò tutte le informazioni, fra virgolette, ufficiali, che lui aveva reperito tutto l'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dove aveva preso, scusatemi, queste informazioni? Le aveva prese dai giornali, le aveva prese dagli ambasciatori, le aveva prese dagli ufficiali di marina o dell'esercito e le aveva riportati in questi testi. Ripeto, non parleremo di questo stasera perché vogliamo andare a parlare dei testi antichi. Però io tutte le informazioni scritte da Ford le ho ritradotte in italiano e le ho unite in un unico testo. Qui abbiamo tutte le visioni che sono state le apparizioni che sono state prese, che sono state viste, no? In tutto l'Ottocento, inizio del Novecento, un po' in tutto il mondo, dal Giappone all'Indonesia, all'Europa, agli Stati Uniti, eccetera. Ma noi non è di questo che vogliamo parlare, perché con Angela abbiamo concordato di parlare di quello che io conosco meglio, ossia nei testi antichi, quando vi è un qualche cosa che non è riconducibile ad un avvenimento
diciamo, comune, no? Un avvenimento che potrebbe accadere a chiunque, ossia un contatto con degli esseri che riescono a dimostrare di possedere una tecnologia e delle conoscenze che non erano assolutamente comuni all'epoca. Gli esempi sono parecchi, li troviamo sia nella Bibbia che in altri testi antichi, ma li troviamo anche nel Corano, li troviamo nelle tradizioni grazie, molto gentile. Le troviamo nelle tradizioni dell'India, le troviamo nelle tradizioni della Cina, le troviamo nelle tradizioni del Giappone. Ora, negli anni, grazie, negli anni io ho avuto, perché io ho iniziato con lo studiare i Vangeli e poi sono passato alla Bibbia, quindi e poi al Corano, insomma, ho fatto una serie di testi su queste cose e mi sono andato a imbattere in particolari che sono veramente, veramente incredibili. E con il mio lavoro ho dei contatti con rabbini o comunque studiosi ebrei piuttosto che imam e degli studiosi islamici. E sul Corano io mi trovo, ad esempio, scritto che Allah è il Signore dei mondi, non il Signore di questo mondo. Allora io ho chiesto, no, se era un problema di traduzione o che significato potesse avere. Mi viene detto che ci sono due teorie, cioè gli imam islamici, i dotti islamici, non sanno esattamente il motivo di questa informazione, perché loro dicono che può avere una duplice valenza. O i mondi, nel senso il mondo umano, il mondo degli angeli, il mondo dei jinn, il mondo dei demoni. No? Oppure Allah è il signore di questo mondo e degli altri mondi, perché? Perché il Corano, discendendo dalla Bibbia e quindi discendendo dalla tradizione ebraica e con conoscenze cabalistiche, la vita, cioè l'Eden originario, non è stato fatto su questa terra, ma è stato fatto in un altro mondo e poi portato successivamente su questa terra. Ecco quindi che per i musulmani è normale ritenere che vi siano altri mondi abitati. Vi faccio ancora questo esempio. Pur avendo enormi possibilità economiche, l'Arabia Saudita piuttosto che l'Iran, eccetera, non partecipano, non hanno mai partecipato alle missioni spaziali. Questo perché? Perché in un passo del Corano vi è scritto che l'uomo, prima gli angeli ribelli e poi l'uomo, sono stati confinati su questa terra e per loro non è possibile ritornare in cielo, in quanto sono stati messi, traduzione islamica, dei bolidi a controllare il nostro cielo affinché i demoni, che sarebbero angeli caduti, che sono qui sulla terra, non possano più ritornare nei cieli dall'altra parte. Quindi abbiamo dei punti che per i musulmani sono comuni, cioè sono normali, mentre invece nel nostro mondo sarebbero perlomeno curiosi, no? Come informazioni. Ma non basta. Ad un certo punto nel Corano vi è scritto che Allah è il Signore di Sirio, no? Ora, è come se sui Vangeli ci fosse scritto che Gesù è il Signore di Aldebaran, no? Per fare un altro esempio. Ma perché proprio Sirio? E poi perché noi abbiamo avuto informazioni proprio riguardo a Sirio che provengono da mille altri posti diversi che riconducono, no, a questa informazione? Che cos'ha di interessante questa stella Sirio per la Terra o per il genere umano? Tenendo presente che 1300 anni fa, quando è stato scritto il Corano, Sirio era una delle tante stelle che c'erano nel cielo. Non sapevamo assolutamente che Sirio in realtà
è formata da due stelle, no? Sirio A e Sirio B che girano su se stesse e forse esiste, stanno studiando una terza piccolissima stella, Sirio G, che girano come se facessero un giro tondo e attorno ci sono dei pianeti dei quali potrebbero essere abitati. È possibile che magari, pensano i musulmani, l'origine, cioè l'Eden, il paradiso terrestre originale dove l'uomo è stato fatto, fosse in uno di questi pianeti di Sirio. Gli imam non lo escludono perché il Corano non dice il contrario. E non dicendo il contrario, il musulmano non lo nega. Perché il musulmano dice quello che c'è scritto sul Corano è parola di Dio e quindi è così, quello che non è scritto sul Corano noi non lo sappiamo, solamente Dio, cioè Allah, insomma, lo sa. Quindi ecco che anche il Corano, e poi adesso vedremo la tradizione islamica, ci danno moltissimi spunti riguardo a queste cose. Perché anche i musulmani non partecipano a missioni spaziali è anche dovuto al fatto che vi è questa grande tradizione islamica che Maometto, ossia l'ultimo dei profeti, quello che ha scritto fisicamente, poi in realtà non l'ha scritto, lui l'ha dettato, il Corano, suo malgrado, perché non voleva andare, ha partecipato ad un viaggio interstellare. Almeno questo è stato il suo racconto. E quindi, se poi ne parliamo di Sì, questo. io infatti posso dirvi questo. Chiaramente poi nella seconda parte vi racconterò meglio la mia esperienza, però in due parole io ho sempre avuto a che fare con questi esseri sin da quando avevo 3 anni, no? Diciamo che non si parla solo esclusivamente di prelevamenti, io preferisco usare il termine prelevamento piuttosto che adozione, piuttosto che rapimento, poi vi spiegherò anche nella seconda parte perché. E chiaramente, non essendoci solo questo, quindi con alcuni di loro c'è anche quello che potrei definire una sorta di dialogo, in tutti questi anni qualcosa mi è stata detta, no? E una delle cose che mi lasciava abbastanza perplessa riguarda il fatto che questi esseri hanno contribuito in maniera molto importante alla nostra fabbricazione, quindi non creazione, quindi non stiamo parlando di creatori nel senso dei. Nel senso che noi diamo a questo termine, quindi non è che loro hanno creato la vita, perché non, loro non creano la vita, loro manipolano alcuni mondi adatti quindi già in cui la vita è già presente, e su questa terra hanno fatto questo tipo di intervento. Questo argomento l'abbiamo preso molte volte, e da quello che ho capito, quindi, ci sono stati vari interventi, cioè. Innanzitutto la vita non è presente solo sul nostro pianeta, è presente anche su altri pianeti, quindi l'essere umano, così la nostra specie, anche se noi proprio siamo ancora talmente tanto lontani da considerarci una specie, noi ci consideriamo, che ne so, italiani, poi addirittura proprio romani, poi ancora più piccolo, no, io abito in questo quartiere, ancora più piccolo io appartengo a questa famiglia, quindi noi siamo proprio ben lontani da comprendere che in realtà siamo proprio tutti quanti, al di là del colore dei capelli, degli occhi, della struttura fisica, del colore della pelle, eccetera, eccetera, apparteniamo tutti quanti alla stessa razza, cioè gli esseri umani. E la razza essere umano è presente anche su altri pianeti, magari con delle piccole differenze, e funziona, almeno da quello che ho capito, in questa maniera. Cioè, loro vengono su un pianeta dove è già presente la vita e trovano un qualcosa, quindi già presente, in questo caso, nel nostro caso, una scimmia, no? Quindi stiamo parlando di almeno 6 milioni di anni fa, trovano qualcosa già presente su quel pianeta, adatto alla vita, fanno una manipolazione genetica in varie fasi e quindi danno origine a delle possibilità, quelle che si chiamano possibilità. E nel nostro caso, quindi, ci sono stati, se andiamo a vedere nel nostro passato, almeno 5 di questi interventi. Chiaro che quando mi dicevano queste cose io rimanevo a bocca aperta, primo perché ero giovane, secondo perché teoricamente io purtroppo sono San Tommaso, quindi voi mi potete dire quello che volete, ma se non mi date, no, prova concreta di questa cosa, ne possiamo discutere. La stessa cosa per la quale loro mi hanno detto molte volte, alcuni
di loro, mi hanno detto alcuni posti da dove provengono, eccetera, eccetera. Io ho risposto a loro così come vi dico a voi. Beh, io non c'ho l'astronave, quindi non posso sapere se quello che mi stai dicendo è vero. Se ce l'avrò un domani, vado a vedere là il tuo pianeta e vedo che proprio sono tutti simili a te, allora posso dire è vero, non mi hai detto una balla, no? E poi vi spiegherò anche perché da questo punto di vista sono un po' miscredente. Però questa informazione viaggiava nella mia testa e quindi all'epoca non c'erano ancora le scoperte scientifiche attuali, non c'erano ancora dei biologi, insomma, che già cominciano invece a mettere becco, no? Su questo, cominciano a pensare che probabilmente questo esointervento, si chiama così, c'è stato, stiamo parlando di 20 anni fa, e quindi io andavo a cercare queste informazioni nei testi antichi. E mi sono ritrovata quindi imbattuta in delle informazioni che penso che la maggior parte di voi ha cominciato a, diciamo, a sapere negli ultimi 10 anni sul fatto che nei testi antichi, quindi la Bibbia, il Corano, ma ancora prima i testi ebraici, eccetera, 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 vengono descritte veri e propri interventi genetici. Non solo vengono descritti veri e propri contatti con questi esseri, vengono descritte addirittura appunto alcune tecnologie utilizzate. E tra tutte queste, per esempio, una di quelle che mi ha colpito di più è proprio il viaggio che racconta di aver fatto Maometto. Cioè, una cosa che adesso con Marco Enrico l'abbiamo già affrontato in alcune puntate che abbiamo fatto con Alieni Umani, ma mi fa piacere poi che voi siete qui presenti perché così ci fate delle domande e questa conferenza diventa ancora più interessante, no? Abbiamo notato come molte delle religioni, se non tutte, si basano proprio su un contatto alieno. Che è assurdo perché non si è, cioè uno dovrebbe pensare che questo contatto c'è stato con Dio, ma in questi testi antichi viene anche descritto chi caspita sono questi dei. E quindi con Marco abbiamo per esempio notato, lui l'aveva già fatto per quello che poi collaboriamo insieme, che nel Corano addirittura l'Islam è stato creato forse, molto probabilmente, con un contatto che adesso ci racconterai. Sicuro. Dunque, beh, sicuramente il Corano è nato da un contatto, perché è lo stesso Maometto che lo racconta ai suoi primi fedeli, questo viene riportato nella Sunna e quindi nella tradizione. Ogni musulmano sa esattamente come è avvenuto questo contatto, come Maometto ha conosciuto il Corano. Perché il Corano non è stato scritto come la Bibbia o i Vangeli su ispirazione di Dio, ma è stato dettato, quindi è ufficialmente la parola di Dio. Ora, cosa succede? Che Maometto, dopo una vita, un'infanzia difficoltosa, riesce comunque con il lavoro attraverso lo zio, eccetera, a conoscere una ricca vedova, la sposa, e quindi riesce ad avere un minimo di agiatezza. Ne approfitta immediatamente perché gli piaceva, insomma, fare meditazione, fare certi studi e si ritira in una zona collinare dalle parti della Mecca, in una grotta, per ogni tanto si andava a ritirare per qualche giorno per fare meditazione, rilassarsi, eccetera, eccetera. Una notte, mentre lui stava riposandosi, giunge quello che lui identifica come un malak, cioè un angelo, che lo sveglia e gli dice di prendere penna, calamaio e carta, che lui gli doveva dettare quello che poi sarebbe stato il Corano. Maometto ne è terrorizzato perché, come nella Bibbia, quando vi è un incontro ravvicinato con uno di questi esseri, in realtà non si sa se uno riporta a casa la pelle, perché sono persone che magari per un non nulla ti possono anche eliminare. E quindi si butta a terra, lo venera come avveniva in questi casi, perché gli umani dell'epoca riconoscevano come superiori, no? Questi esseri, e lo descrive come una persona, adesso è già riuscito un attimo, comunque una persona molto alta, bionda, no? Dalla pelle molto chiara, e gli dice: io non so scrivere, io a stento sono capace a leggere, ma non so scrivere, non posso scrivere quello che tu mi chiedi. E quest'angelo gli dice, che fra l'altro si fa chiamare Gabriele, ma noi sappiamo che Gavriel, che è uguale in arabo come in ebraico, perché sono due lingue semitiche, vuol dire l'uomo potente di El,
Eloah, che nella traduzione sarebbe Allah, fra ebraico e islamico, sarebbe questa entità, cioè chi comanda sostanzialmente, e quindi potrebbe essere un grado, no? Un grado gerarchico. I musulmani lo interpretano come un nome, questo si chiamava Gabriele, e Gabriele rimane, comunque è un angelo. E quest'angelo dice a Maometto: bene, tu non sei capace a scrivere, non è un problema, impari a memoria quello che io ti ho detto, domani mattina scendi giù alla Mecca e lo detti a chi è capace a scrivere, perché dovrai riportare per iscritto tutte le parole di Allah, le parole di Dio. E così avviene per un certo periodo, certe volte in maniera più o meno continuativa, altre volte c'era un lasso di tempo più o meno lungo, sino a quando tutto il Corano è stato trascritto dagli scribi sotto dettatura di Maometto. Quindi la cosa sembrava finita lì, salvo il fatto che l'angelo Gabriele, dà l'ordine a Maometto di far conoscere a tutti, loro li chiamano musulmani, ma in senso generale, cioè tutti coloro che credono in Dio, qual era la parola di Dio. In realtà non è una fondazione di una religione, ma è la divulgazione della parola di Dio. Poi si struttura come una religione, anche se in maniera molto diversa da quella cristiana o cattolica, perché non esiste una gerarchia, eccetera, eccetera. Ma non è di questo che vogliamo parlare. Quindi ecco che Maometto inizia a diffondere la parola di Dio. Inizialmente con la predicazione, poi anche con le armi, perché vi sono dei nemici che cercano di scacciarlo. Cercano di scacciarlo e almeno in un'occasione i seguaci di Maometto che stavano per perdere una battaglia vengono aiutati da degli angeli che discendono dal cielo e contribuiscono alla vittoria della battaglia. Quindi è un avvenimento che noi conosciamo anche qui in Occidente, perché anche all'epoca della Roma repubblicana vi furono dei casi in cui i Dioscuri scesero ad aiutare i Romani in battaglia ed erano anche in questo caso due figli del cielo che erano molto alti, no? I Dioscuri, insomma, li conoscete, le statue qui a Roma ne avete due versioni, ne abbiamo anche noi a Torino, che vengono sempre rappresentati molto grandi, cioè sono a cavallo, ma il cavallo sembra raffigurato piccolo, no? In realtà è il Dioscuro che è molto grande. Ma nelle tradizioni ciò avvenne anche nelle popolazioni italiche della Calabria, che all'epoca era chiamata Italia, cioè il termine Italia deriva proprio dalla Calabria, che anche in questo caso erano in difficoltà e questi due Dioscuri erano venuti ad aiutarli. Comunque, Maometto incomincia a diffondere parola di Dio, sino a quando un giorno viene deciso che bisognava creare quindi una religione, non più soltanto la diffusione della parola, ma creare la religione. Ma Maometto non lo sapeva ancora. Ecco che lui era a casa una sera, e questo non c'è nel Corano, ci sono dei riferimenti al viaggio, ma non c'è la descrizione perché è nella Sunna. E la Sunna è la raccolta delle informazioni su ciò che ha detto Maometto. Quindi la Sunna è divisa sul livello di affidabilità. Queste informazioni qua sono di affidabilità 1, cioè quella maggiore, ossia sono fatti narrati da chi li ha sentiti direttamente da Maometto. Quindi il musulmano li ritiene veri tanto quanto il Corano, perché sono raccontati proprio da Maometto. Ora Maometto era a casa sua, giunge di nuovo Gabriele, questa volta non più nella grotta, era proprio a casa sua, e gli dice era sera, dice di seguirlo, di uscire fuori. Lui non può che ubbidirlo, perché non può certamente dire di no, rifiutarsi ad un ordine di uno di questi esseri. Escono fuori e qui vi è un qualche cosa che Maometto non sa spiegare com'è,
non riesce ad illustrarlo. È un qualche cosa che lui dice, ricorda vagamente un cavallo, però ha le ali, ha il viso, cioè la parte frontale, molto bello che assomiglia a una donna, con la corona, è bianco, e noi, lui è l'angelo, dobbiamo salire su questo, che immediatamente parte. Lui lo chiama Burak, che ha varie interpretazioni, con qualcosa tipo veloce come il vento, ecco, per dare un'idea. Partono dalla Mecca e in brevissimo tempo arrivano a Gerusalemme, volando, no? Con questo, chiamiamolo, cavallo. Arrivati sopra Gerusalemme, Maometto non sa che è Gerusalemme, non la riconosce, non conosce la città, chiede, e l'angelo Gabriele gli dice: questa è la città di Gerusalemme. Arrivano fin sopra il punto più alto, che sarebbe dove oggi c'è la spianata del Tempio, no? All'epoca c'era il Tempio di Salomone, i resti del Tempio di Salomone, e come giungono su quel punto, ecco che invece di volare in orizzontale, vola in verticale e raggiungono in brevissimo tempo le porte del primo cielo. Ora, noi non abbiamo idea di che cosa intendesse Maometto con le porte del primo cielo. Le porte sono sicuramente qualche cosa che ti impedisce di andare oltre, che su ordine di Gabriele vengono aperte, e loro possono entrare in che cosa? In un mondo, in una dimensione diversa, in un pianeta, non lo sappiamo. C'è chi ipotizza che siano passati attraverso questi Wow. Stargate, insomma, questi passaggi, no, interstellari, e arrivano in quello che è un primo pianeta, in questo un primo posto, non voglio dire pianeta, in questo primo posto. In questo primo posto vengono fermati da degli altri angeli, che chiedono come mai sono lì, chi è l'uomo accompagnato da Gabriele. Gabriele dice: non ti preoccupare, quest'uomo è con me, lo devo accompagnare ai piani alti. Lascia passare, passano nel secondo cielo, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel sesto, nel settimo cielo, e qui Gabriele si ferma al sesto e gli dice: tu passi quest'ulteriore porta e accederai al settimo cielo, e qui ti troverai a cospetto di Allah. Poi qui c'è tutta la discussione di Allah, che gli impone come deve essere la religione, cioè pregare 5 volte al giorno, insomma, c'è tutta la discussione, eccetera, eccetera. Che cosa avviene a questo punto? Date le direttive per creare questa religione, riparte il viaggio a ritroso, quindi settimo, sesto, quinto, eccetera, primo cielo, escono da quest'ulteriore porta, sempre a bordo di questo burak, in verticale scende di nuovo esattamente sopra il Monte Sion, quindi il centro di Gerusalemme, punto più alto, e Maometto, guardando verso il basso, riconosce che sono veramente di nuovo sopra Gerusalemme. Volano di nuovo velocissimi verso sud-est, e arrivano alla Mecca, e prima che fosse mattino, Maometto era di nuovo a casa sua, terrorizzato di tutto quello che aveva visto, di quello che aveva sentito, degli ordini che gli erano stati dati, il volo. All'epoca era difficile per una persona concepire un volo, no? Loro vedevano gli uccelli volare, ma che un uomo potesse volare per loro era un qualche cosa di straordinario. E la mattina lo trovano tremante, con la moglie che gli aveva messo delle coperte addosso, perché lui era sotto shock, no? Terrorizzato. E tutti i suoi fedeli gli chiedono che cosa è successo, come è successo. Lui lo racconta e loro incominciano a discutere, e qualcuno gli crede e qualcuno gli dice: ma no, ma tu hai avuto un incubo. No, 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 state tranquilli, è vero, quello che ho visto è vero. Allora gli consigliano di non parlarne, perché altrimenti lo prenderebbero per pazzo, no? Perché parlare di certe cose in pubblico rischi di passare per uno fuori di testa, no? Non è possibile.
Quindi Maometto si oppone e dice: no, io l'ho vissuto, io racconterò che questo è avvenuto. Poi avviene tutta la storia dell'Islam, no? Che si espande, eccetera, eccetera, fin quando Maometto muore, eccetera. Questo è l'unico viaggio di questo tipo che abbiamo nella storia? No, assolutamente no, perché abbiamo il viaggio di Enoch, che è straordinariamente simile a quello che ha fatto Maometto. Anche lui era a casa sua, anche lui viveva tranquillamente, non si preoccupava assolutamente di queste cose. Anche lui riceve però non un angelo, ma due. Si presentano due angeli a casa sua e gli dicono: tu che sei discendente di Tizio, Caio, Sempronio, no? Fino ad Adamo, tu adesso devi venire con noi perché devi fare una certa commissione. Vai a salutare i tuoi familiari, perché non sappiamo quando ritornerai a casa. Enoch è terrorizzato da tutto questo, perché anche lui, sempre per lo stesso motivo, come per Mosè, come per Abramo, cioè quando si incontravano con questi esseri, no? La situazione non era mai delle migliori. Va a salutare la sua famiglia e gli dice: guardate, non so se mi rivedrete, no? Speriamo. Viene preso, viene portato anche lui in volo, ma non viene descritto in che maniera. Si parla della solita nube, come mille altre volte nella Bibbia. E viene portato fino al primo cielo. Qui lui riceve l'ordine di andare presso gli angeli, l'assemblea degli angeli caduti, per informare il Semiasa, quindi il capo, no, degli angeli caduti, insomma tutto il consesso, che essendosi ribellati a Dio, non, per 1000 anni non sarebbero più potuti ritornare in cielo, cioè erano condannati a rimanere sulla terra. Lui viene giù, viene accompagnato, questi dicono: sì, va bene, però noi vagli a dire che siamo pentiti, non ci siamo ribellati perché eravamo qui da soli. Il problema era quello che questi angeli, 200 angeli caduti guidati a Semiasa, mentre erano qua sulla terra, avevano trovato moglie fra le donne terrestri, e questo era, fra virgolette, peccato, ma peccato in senso ebraico, ossia, beh, religione cristiana, cioè aver fatto qualche cosa che Dio non vuole. Dio nel senso il capo, non Dio in senso spirituale o esoterico. E quindi ecco che il nostro Enoch dice: vabbè, ma io se torno indietro a dire che voi vi siete pentiti, che insomma non volete risolverla in qualche maniera, non so come la sistemerete. Insomma, si va avanti e indietro, e alla fine i nostri angeli devono rimanere qui. Però su Enoch c'è scritto che dovevano rimanere lì per un certo periodo predeterminato. Viene detto 1000 anni, non è che fossero 1000 anni reali, cioè per un periodo, 1000 anni si intende un periodo molto lungo, no? E quindi può darsi che ad un certo momento questi qui abbiano poi potuto rientrare perdonati, cioè scontata la pena, fra virgolette, poter rientrare a casa loro. Però attenzione, sia nel Corano, sia nel testo di Enoch, che fra le righe anche nella Bibbia, Semiasa è sempre stato individuato come il principe della terra. Cioè gli angeli erano qui come osservanti, no? Come vigilanti, ma chi comandava qua sulla terra era comunque Semiasa e tutti i suoi, no? Dove fossero questi, dove potessero risiedere, non lo sappiamo. Ci sono tantissime tradizioni, possono essere nelle viscere del Tibet, possono essere sulle Ande, possono essere in Antartide, però ecco, loro vivevano qua sulla terra, ma non erano tanti. Al massimo si parla di 600 di questi angeli caduti, secondo le varie tradizioni. Qual è stato il problema? Il problema è che loro, lo dice anche la Bibbia in Genesi, loro avendo preso in mogli tante donne quante volevano, quindi più di una a testa, ebbero ed ebbero dei figli. La Bibbia ci dice
che vennero chiamati gli eroi dell'antichità. Noi lo sappiamo anche dall'Iliade, dall'Odissea, lo sappiamo anche nei testi greci. Chi erano gli eroi? Gli eroi erano i semidei, Achille piuttosto, no? Che erano eroi. Cioè questo era un termine per indicare un, passatemi il termine, un mezzo sangue fra quest'altra stirpe e la stirpe terrestre. Innanzitutto dobbiamo subito identificare un particolare. Il particolare è che queste due stirpi sono geneticamente compatibili, perché non solo il nostro segnaso o chi per esso, no? Cioè i vari angeli caduti, riuscivano e potevano accoppiarsi con le donne terrestri, ma le donne terrestri ne rimanevano incinte e davano loro dei figli, no? Successivamente qui sulla Terra viene formato un senato di questi dei che deteneva il controllo. Pare fossero due, cioè gli Asi e i Veda, cioè i Deva, scusate, in India, che fossero un po' in contrapposizione, gli Asi qui in Europa, no? I Deva in India, c'era un po' questo confine dalle parti dell'Iran orientale, in lotta fra di loro, insomma ci sono tutte le tradizioni delle guerre, no? Combattute in India fra queste due stirpi. A questo punto però veniamo a sapere che vi erano anche delle dee donne, queste sono giunte dopo, non lo sappiamo, Atena, Minerva, no? Insomma, queste qui. Ma anche in questo caso le donne, in talune occasioni, si accoppiavano con uomini terrestri e anche in questo caso avevano dei figli, no? E quindi ecco che anche in forma inversa, anche in questo caso potevano riprodursi. Quindi la compatibilità è totale, no? Fra queste due stirpi. L'ipotesi qual è? L'ipotesi è che abbiamo un'origine comune, abbiamo una differenza di qualche tipo, perché loro sono più grandi, sono più alti, insomma quelli raccontati, no? in questi testi, al punto tale che Abramo, Mosè e quanti altri, come li vedevano anche da lontano, li riconoscevano immediatamente, no? Come li vedevano apparire all'orizzonte, sono loro, no? Facciamo attenzione, no? Vengono qui. E, tecnologicamente avanzati, eccetera, eccetera. Però si direbbe che noi in qualche maniera siamo figli loro, perché come diceva giustamente Angela prima, forse hanno fatto un'evoluzione di ciò che c'era, cioè con gli strumenti che hanno trovato sulla Terra, li hanno evoluti, hanno manipolato geneticamente l'Homo erectus, non lo so, l'Homo habilis, non ne ho idea, e immettendogli del loro DNA dentro, noi siamo diventati sì molto simili a loro, ma siamo diventati talmente simili che riusciamo ad accoppiarci e riprodurci con loro. Faccio una piccola divagazione, me lo permetti, di un minuto. Noi sappiamo 2, 3, 4 punti dove queste cose sono avvenute, perché sono i punti dove improvvisamente, attorno ai 5.000 anni fa, improvvisamente, proprio con l'epoca di questi angeli caduti, come dice anche la Bibbia, gli insegnarono agli uomini a lavorare il ferro, l'agricoltura, l'allevamento, alle donne a truccarsi e via discorrendo, e avviene in perlomeno tre punti precisi. L'Urartu, che è nella Turchia orientale, nella parte anatolica, no? Orientale, diciamo sotto il Caucaso, la zona di Pechino e una zona nelle Ande, dove nelle Ande è nato il mais che conosciamo noi, è nata la patata come la conosciamo noi, in Cina il riso, eccetera, eccetera, cioè tutte cose che prima non si conoscevano. Prima gli uomini erano raccoglitori e cacciatori, se tutto andava bene. 5.000 anni fa improvvisamente incominciamo a saper lavorare i metalli, incominciamo a conoscere i rudimenti dell'agricoltura, incominciamo a fare le prime qualcosa, insomma era già stata fatta anche prima come abitazioni, eccetera, ma soprattutto nell'Urartu, sarebbe, quando andrete a vedere la cartina, sarebbe la zona attorno al lago Van, no? Nel,
nell'Anatolia orientale, dove è nata l'agricoltura, nato il grano, nato, insomma l'abbiamo sentito raccontare mille volte, ma non solo, improvvisamente nascono degli animali che sono un'evoluzione improvvisa degli animali precedenti, che esistevano precedentemente, e sono, diventano immediatamente utili e indispensabili per la vita dell'uomo. Facciamo solamente, un altro centro potrebbe essere nella valle dell'Indo, in India. Facciamo l'esempio, le oche, che sembra una stupidaggine, le oche sono degli uccelli, come tutti gli altri, ma noi sappiamo che i piccioni, le rondini, i passerotti, fanno una o due uova all'anno in primavera e fanno quella coppia lì, no? Se riescono allevano quelli. L'oca, come anche la gallina, però la gallina nasce in India, no? L'oca ti fa l'uovo tutti i giorni, no? È una mutazione genetica quella dell'oca, e dicono, ah sì, perché allevandola, ma non è che allevandola la mucca ti fa un vitello al mese, no? Il vitello ha il suo ciclo, mentre invece l'oca, come la gallina, a distanza di 6.000 km, quanti possono essere, improvvisamente riesce a fare cose inimmaginabili mille anni prima. Ma la pecora che fa crescere a dismisura il suo vello, cioè la lana, in cui l'uomo quindi la può tosare e crearsi, filarla e crearsi degli abiti. Abbiamo una mutazione dei bovini, che da quelli che erano precedentemente diventano più grossi, più grassi, no? Per fornire quindi latte, no? Carne, eccetera, all'uomo. Il cavallo che improvvisamente nasce e sorge il cavallo, che è bellissimo, il cavallo, ma è un po' come l'uomo, ha dei difetti genetici che secondo Darwin avrebbe dovuto portare alla sua estinzione. Il cavallo, lo sappiamo tutti, ha delle bellissime gambe, velocissimo, ma se si rompe la gamba non si salva più, perché c'era troppo fine, troppo, no? Non è adatto a fare la cosa per cui è pregiato, ossia correre, perché se si fa male non riesce a salvarsi. E insomma tutta una serie di animali che, ripeto, hanno dei problemi. Il cavallo, ad esempio, fin dall'antichità sappiamo che bisogna molargli e tagliargli gli zoccoli, no? Ma se un cavallo vivesse in natura, beh, forza di correre nella prateria, no? Le cose magari si consuma, ma è un suo problema, no? Perché all'asino questo non succede? Che sarebbe il progenitore, no? E il cavallo e l'asino, se si accoppiano, danno o il mulo o il, come si chiama, il bergamotto, bardotto, scusatemi, che sono l'inverso, no? Asino, cavallo e cavallo, eccetera, e che però sono sterili, no? E quindi, ritornando al discorso nostro di prima, sono sterili perché vi è avvenuta una modifica genetica che li porta da, sì, possono accoppiarsi, ma non possono procreare, mentre invece i nostri testi antichi ci parlano di accoppiamenti e quindi della creazione di semidei. Semidei che immediatamente, sentendosi più vicini a questi che comandano che agli altri, noi abbiamo il papà, abbiamo lo zio che è potente, ecco che vengono posti a governare certe zone. Quindi ecco nascere le civiltà della Valle dell'Indo, poi i Sumeri, poi i Maya, gli Inca, no? Successivamente anche Roma, in Grecia, l'Egitto, no? Eccetera. Tutte civiltà in Cina, no? La civiltà di Pechino, tutte civiltà che tradizionalmente, su Roma il discorso è un po' diverso, ma vi dico due parole, e i primi imperatori sono direttamente gli dei. Poi abbiamo una serie di semidei e poi solo avvicinandoci molto nella storia sono degli umani che però dicono sempre di discendere da questi semidei. Roma un po' diversa, parzialmente, perché Romolo e Remo di chi sono figli? Sono figli di Rea Silvia, che, con chi? Con il dio Marte, che era disceso col suo carro di fuoco, vede Rea Silvia, se ne innamora, la mette incinta e nascono due gemelli. Quindi anche loro, no, hanno un'origine, comunque i primi due.
di Roma, comunque era un semidio, no? Salvo poi Romolo, l'abbiamo raccontato una volta, che anche lui, questo è negli annali della storia di Roma, è stato assunto in cielo, è stato portato via e non, più nessuno l'ha visto. E, per quanto riguarda, io adesso vado a ruota libera, Angela, continuo. Sì, io poi intervengo quando vuoi. Uno potrebbe dire, va bene, ma queste cose erano state scritte nei testi più antichi, se ci avviciniamo a noi nel tempo, forse queste cose non le troviamo più, no? Non le troviamo più parzialmente, perché intanto abbiamo la Cina, che è un mondo da scoprire, che mi piacerebbe vivere i famosi 120 anni per poter vedere, no? che cosa arriverà dalla Cina. La Cina, ripetiamo, la cultura nasce attorno a Pechino, in che maniera? Un giorno scende, questo ci racconta la tradizione cinese, scende il famoso serpente volante, il dragone cinese, il famoso dragone cinese che sputa fiamme, eccetera, eccetera, no? È uguale a quel Tatsuhati, no? Tanto per fare un esempio, uguale, identico. Scende a terra dalle parti di Pechino, apre la bocca e dalla sua bocca escono gli dèi, no? Gli uomini che abitavano in quella zona, nella migliore delle ipotesi, andavano a caccia e andavano a raccogliere quello che raccoglitori e cacciatori. Gli dèi insegnano la civiltà e formano il primo regno cinese, no? 5, 7, 10 mila anni fa. Si va avanti nel tempo, dagli dèi si passa ai semidei, poi arrivano gli imperatori cinesi, che quelli storici, che vengono chiamati l'impero celeste, eccetera, eccetera, perché è sempre celeste riferito comunque al cielo, riferito. E questo vale anche per il Giappone, che è una derivazione. Ancora oggi l'imperatore cinese per i giapponesi è riconosciuto come discendente degli dèi, no? Perché questa è la sua origine. Però noi in tempi storici, quindi in tempi, se vogliamo, biblici o anche dopo, venne narrato negli annali cinesi che l'impero cinese era diventato talmente grande, quindi non soltanto la zona di Pechino, cioè con l'unificazione dei sette regni, eccetera, eccetera, ma si era espanso sia verso sud, quindi diciamo verso Vietnam, no? Per fare un'ipotesi, occupando più o meno quella che è la Cina odierna, ma anche verso occidente, quindi verso lo Xinjiang, eccetera. E quindi era diventato talmente grande che l'imperatore non riusciva più a controllare tutte queste terre, no? Aveva messo dei governatori, ma non otteneva le informazioni. Allora il suo ministro, primo ministro, di cui assolutamente non ricordo il nome, immaginate il tipico nome cinese, gli dice: non ti preoccupare, ci penso io, no? Ci penso io a portarti le informazioni. E attraverso un, chiamiamolo angelo come traduzione occidentale, che lo carica sul suo carro volante, e lui in giornata andava in qualunque provincia, prendeva le informazioni e gliele riportava l'imperatore. Esistono stampe medievali, no? di questo funzionario, questo ministro cinese, che vola nelle nuvole, no? Per andare a prendere informazioni a destra manca in Cina. Uno dice: ma anche nei Vangeli, che sono gli ultimi testi scritti, no? Nell'ambito della nostra religione, non c'è niente. Ma non c'è niente parzialmente, perché intanto i Vangeli, noi ne abbiamo una trentina, poi quattro sono diventati canonici, ma ce ne sono tantissimi che non sono canonici. E in quelli non canonici, che però all'epoca i primi 200-300 anni erano riconosciuti come tutti gli altri Vangeli, no? Troviamo dei particolari estremamente interessanti. E ad esempio un Vangelo, quello della, che narra la vita di Maria, cioè la madre di Gesù, a un certo momento dopo, quindi la scomparsa di Gesù, no? Gli apostoli sono stati mandati in giro a predicare, Maria arriva agli ultimi giorni e vuole rincontrare, vuole salutare per l'ultima volta i nostri,
i nostri apostoli. A questo punto degli angeli vanno ad informare i vari apostoli che devono immediatamente ritornare a Nazareth, a casa di Maria, per andarla a salutare. E gli mettono a disposizione le famose nubi, che noi ritroviamo sempre all'interno della Bibbia, e uno per uno i vari apostoli vengono riportati immediatamente in Galilea tramite questa nube. E sul Vangelo c'è proprio scritto: ma Pietro, tu dov'eri? Io ero a, non ricordo, invento, Corinto, ero ad Atene, ero a, non lo so, no? E come sei arrivato? È venuto l'angelo, mi ha fatto salire sulla nube e sono arrivato. E la nube era scesa, no? Nel cortile di casa. Quindi questa tradizione, no? Delle nubi che vengono utilizzate, nube, che poi in realtà ci sono in ebraico due termini, no? Che noi li possiamo tradurre come nube e come nuvola, no? La nuvola è chiaramente quella che ci porta la pioggia, no? La nube è un qualche cosa di grigio che si libra nell'aria, no? Che viene identificato chiaramente come fosse anche una nuvola, ma può anche essere un qualche cosa di diverso, no? I nostri rabbini non ci sanno spiegare esattamente, no? Che cos'è quest'altro termine, perché? Perché Mosè, perché viene sempre dimenticato un particolare nella disquisizione riferito a Mosè, no? Che porta via i nostri ebrei dall'Egitto. Però facciamo attenzione, il Corano dice una cosa diversa. Il Corano dice che gli ebrei sono stati cacciati dall'Egitto, no? È nella Bibbia che dice che gli ebrei convincono, no? Il faraone a lasciarli andare via. Ma a parte questo particolare, il nostro Mosè era a casa di suo suocero, che poi, se andiamo a leggere attentamente la Bibbia, aveva in realtà due mogli e due suoceri diversi, perché i nomi vengono dati diversamente. A un certo momento incontra quest'essere che si palesa come Yahweh, e gli dice: adesso tu fai quello che dico io. Mosè non può, come Maometto, no? 2500 anni dopo, non può dirgli di no. No? A fronte di questa richiesta, e dice: tu andrai in Egitto e prenderai il mio popolo e me lo porterai via. No? E dice: va bene, ma io non so parlare, sapete, no? Tutta la storia, allora prendi anche tuo fratello, prendi anche tua sorella, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto c'è un particolare che non viene mai ricordato. Gli dice: prendi questo sigillo e vai e porta via il mio popolo. Ora, noi lo sappiamo tutti, no? Nel Medioevo il sigillo era l'anello, no? Con cui poi c'era l'acca, no? Per poter fare il segno, no? Distintivo del signore del castello, della contea, del ducato, quello che era. Quindi questo qualcuno, questo Yahweh, consegna un sigillo a Mosè, perché lui non può entrare, Yahweh non può entrare in Egitto. Gli dice: vai tu e portamelo via, portameli via. E Mosè va assieme a suo fratello Aronne, si presentano al palazzo reale del faraone e vengono immediatamente, non lo sappiamo, vengono portati alla presenza del faraone, no? A discutere. Ora, noi immaginiamoci un personaggio che era fuggito dall'Egitto perché aveva ucciso una persona, viveva lontano, si ripresenta dopo molti anni. No? Arriva lì, bussa alla porta e dice: ah, senti, devo andare a parlare con Mattarella, no? Dice: il corazziere lo piglia per gli stracci e lo butta dall'altra parte della piazza, no? Cioè, se non lo fa arrestare. Mentre invece lui viene fatto entrare e va a parlare col faraone. Che cosa vuoi? Senti, il popolo ebraico deve venire via con me, no? Me lo devo portare nel deserto, dobbiamo andarcene per i fatti nostri. Io adesso sì, scemo, stanno qua, no? Fanno quello che vogliamo. Discussione, poi va bene, c'è un po' la narrazione, no? Delle piaghe d'Egitto, ma in realtà che cosa può essere semplicemente successo? Lui dice: ma tu chi sei, no? Che vieni a dire queste cose? E l'altro mette la mano in tasca, tira fuori il sigillo e dice: ecco, questo qui me l'ha dato quello che mi manda. Dice: va bene, allora prenditeli, no? E via andare, no? E quindi se ne vanno. Ma non è tanto questo questo anche per dimostrare quanto erano terreni, no? Nelle loro azioni, no? Non è che facessero delle grandi disquisizioni teologiche o filosofiche, no? Cioè, te prendi il sigillo, vai, ti fai fare quello che ti serve, vieni via, eccetera.
Lui raccoglie il suo popolo, che era sicuramente molto molto più piccolo di quello che ci viene narrato, e inizia andare verso il deserto, no? Il faraone si pente di averli fatti andare via, non è che quindi li avesse. Dice, ma no, aspetta, questi qua ci servivano, forse ci hanno preso loro, insomma, si pente di questo e gli manda l'esercito dietro. O forse, secondo certi altri, gli manda l'esercito dietro proprio per essere sicuri che se ne vadano, no? Che non tornino indietro, che non vengano più a rompere le scatole, no? E ecco che vi è questa famosa nube che accompagna il viaggio nel deserto, che staziona sopra di loro, cioè li guida, cioè oggi ci siamo parcheggiati qua, siamo accampati qua, dobbiamo andare là. La nube si alza, parte, va fino là e poi là a terra, no? Io quindi so che devo percorrere questo certo tratto. Arrivo là. Di notte questa per illuminargli gli propone una certa luce, no? Sappiamo che la famosa colonna di fuoco, però sulla Bibbia non c'è mai scritto che la colonna, come è stata rappresentata da sempre, è dalla terra verso la nube. La colonna, lo sappiamo che dal Medioevo, è una delle rappresentazioni, no? di questi oggetti, quelli che i latini, piuttosto che nel Medioevo, le chiamavano come le travi infuocate, quelli che oggi chiamano quelli sigariformi, no? Forma sigariforme. Cioè quella è anche una colonna, no? Perché gli antichi conoscevano le colonne che sostenevano il tempio, no? Ecco, è sempre una forma allungata. Se era infuocata è perché la vedevano rossa, no? In questa maniera. E quindi ecco che questa li accompagna. Quando Yahweh doveva parlargli, scendeva, lo chiamava e lui gli andava a parlare. Quindi una cosa anche molto molto terrena, però anche in questo caso, Assolutamente sì. sì. Anche in questo caso un contatto diretto era un modo di, no, rapportarsi con questi esseri che davano degli ordini e pretendevano. Sì, infatti, allora, intanto ti ringrazio per tutto questo.